Prego. Siamo stati sintetici. Sensazione. Tutto schermo. C'è la presentazione. Aspetta, scendiamo sulla presentazione. Sì, aspetta un attimo. Sempre antipatico utilizzare i computer di altri, quindi metterci le mani. Allora, buonasera a tutti, io mi associo ai saluti e ai ringraziamenti del Presidente. Un saluto particolare a Mariano Grillo, Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente, collega ed amico che ci ha fatto, diciamo, il piacere e anche l'onore di essere qui con noi, sottraendo tempo ad altre incombenze che avevamo anche in comune peraltro rispetto a certi temi, quindi siamo qui. Anche ai rappresentanti dei consorzi, a tutti coloro che ci seguono in diretta streaming, non mi posso cercherò di essere breve, non ve lo posso promettere più di tanto, perché nonostante tutti gli sforzi, diciamo, la quantità di dati è sempre una quantità rilevante. E credo sia anche il motivo per cui sia voi sia coloro che ci seguono in streaming siate qui. Mi permetto solo, l'ha già detto il Presidente, siccome sono stato alluvionato io sì di mail e di telefonate rispetto allo spostamento di questa data dal 20 novembre ad oggi, come diceva il Presidente, è stato legato anche lì a due ragioni. Uno, il fatto che l'avevamo programmato da tempo il 30 novembre, prima di sapere che il referendum fosse poi indetto al 4 dicembre, quindi era una settimana nella quale praticamente nessuno... Non potevamo assicurare un livello politico istituzionale a questa iniziativa, e poi anche lì c'era stata una prima ondata di influenza che aveva decimato buona parte dei relatori. Ciò posto, una ultima considerazione preliminare, lasciate anche a me esprimere la soddisfazione dopo questi anni di direzione per tutti i nostri rapporti. Noi abbiamo presentati nel corso di questi 15 giorni. Dicevo venerdì scorso che normalmente a fine anno per festeggiare si fanno i botti. I nostri botti sono i nostri tre rapporti di punta, tra l'altro sempre più diventati, e spero si completi l'operazione l'anno prossimo, rapporti di sistema, che abbiamo presentato tra il 6 dicembre ed oggi. E questi rapporti hanno due, diciamo, pregi secondo me, al di là delle cose da migliorare, a cui anche il Presidente ci invitava. Il primo è che sono diventati nel corso di questi anni quasi tutti, quasi integralmente prodotti di sistema, e questo non è un aspetto secondario rispetto alla situazione di partenza. Oggi forse la migliore testimonianza, al di là del fatto che mi dispiace per l'influenza che lo ha colpito e che saluto molto affettuosamente il collega Camisasca, è che la presentazione del collega direttore di un'agenzia regionale invece è affidata al Presidente del Consiglio nazionale. L'altro è che un dato più interno è che in questi 7 anni abbiamo, credo ve ne siate resi conto, profondamente cambiato i nostri rapporti. È chiaro che dovremo migliorarli, parlo di tutta la nostra produzione tecnico-scientifica, renderli più adeguati anche a un contesto e anche a un target diverso, ma io da direttore noto con soddisfazione che questi rapporti nel corso degli anni si sono sempre più affinati, anche rispondendo a delle logiche europee. Questo è un dato del quale tengo pubblicamente a ringraziare i colleghi dell'ISPRA e di tutto il sistema, affinati e modificati sia per quanto riguarda i contenuti sia anche per quanto riguarda le vesti grafiche e anche la possibilità di utilizzo e di accesso da parte dell'utenza. Ciò posto, inizio subito la presentazione, sia per la lunghezza sia perché, come sentite, la mia voce oggi non è, vista l'influenza, particolarmente alta, quindi devo risparmiarla e andare avanti rapidamente. Come, diciamo, ormai facciamo da qualche anno, vogliamo partire presentando la situazione nell'Unione Europea riferita all'anno 2014, che è l'ultima disponibile. Da qualche anno noi facciamo un'analisi comparata tra l'Unione Europea 28 e l'Unione Europea 15. E nell'Unione Europea 28 sono stati prodotti nell'anno di riferimento circa 240 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, che è lo 0,5% in meno rispetto all'anno precedente. Abbiamo registrato una distinzione tra vecchi e nuovi Stati membri, con questi ultimi caratterizzati da valori di produzione pro capite decisamente più contenuti rispetto ai primi. E nella gestione
dell'Unione Europea 28, il 28% dei rifiuti urbani gestiti è avviato al riciclaggio, il 16% a compostaggio e digestione anaerobica, il 27 e il 28% sono inceneriti e smaltiti in discarica. Il dato è profondamente diverso se guardiamo al territorio dell'Unione Europea. Il ricorso alla discarica è preponderante nei nuovi Stati membri, una forma di gestione che riguarda circa il 63% dei rifiuti complessivamente trattati, mentre nei vecchi Stati membri assistiamo a un ricorso molto contenuto alle discariche, con percentuali che sfiorano, forse non è neanche il termine giusto, superano di poco l'1% in Svezia, Belgio, Danimarca, Germania e Paesi Bassi. Mentre una situazione opposta registriamo a livello di incenerimento, comprensivo anche del recupero energetico, che è di gran lunga più diffuso nell'Unione Europea 15, dove riguarda quasi il 30% dei rifiuti trattati, che nei nuovi Stati, dove invece è incenerito circa il 10% dei rifiuti. Anche il riciclaggio e il trattamento biologico della frazione biodegradabile risultano più diffusi nei vecchi Stati membri. Come è andato l'andamento della produzione dei rifiuti urbani? L'abbiamo visto sia rispetto allo scorso anno sia in un periodo di riferimento più largo. Tanto diciamo che l'anno scorso è stata pari a circa 29 milioni e mezzo di tonnellate, facendo rilevare un valore inferiore a quello riscontrato nel 2002. Questo che cosa significa? Che pur in presenza di un andamento della produzione di rifiuti urbani coerente con il trend degli indicatori socio-economici, sapete che noi raffrontiamo e parametriamo sempre la produzione di rifiuti urbani con gli indicatori socio-economici che ci forniscono i colleghi statistici e gli istituti nazionali di riferimento, in particolare con quello delle spese delle famiglie, nell'ultimo anno abbiamo assistito ad un disaccoppiamento di questi tre indicatori. Mi spiego. A fronte del calo di produzione dei rifiuti urbani, della produzione di rifiuti urbani, abbiamo osservato però sia un aumento del prodotto interno lordo 0,7% in più rispetto all'anno precedente, sia della spesa per consumi finali sul territorio economico delle famiglie residenti e non residenti, quasi il 2% in più. Nel 2015 la produzione di rifiuti urbani decresce in tutte le macro aree geografiche, con una contrazione percentuale più rilevante nel centro Italia, quasi meno l'1%, più contenuta nel mezzogiorno, meno 0,2%. Al nord il calo percentuale è analogo alla riduzione riscontrata su scala nazionale, meno 0,4%. I dati regionali mostrano tuttavia che queste decrescite non sono il frutto di un andamento omogeneo in tutti i contesti territoriali, anche se credo si possa ormai dire che sono in parte anche il frutto di politiche di prevenzione e riduzione della produzione che sono ormai portate avanti un po' su tutto il territorio nazionale, sia pure a macchia di leopardo. In valore assoluto il quantitativo di rifiuti urbani prodotti nel 2015 è pari a 13,7 milioni di tonnellate al nord, 6,6 milioni di tonnellate al centro, 9,2 milioni di tonnellate al sud. Andando a vedere la produzione pro capite dei rifiuti urbani per macro area geografica, diciamo che nello scorso anno il pro capite nazionale si è attestato a 487 kg per abitante ogni anno. È una contrazione più contenuta del dato pro capite rispetto a quello di produzione assoluta, dovuta a una contestuale contrazione e decrescita della popolazione residente. Questo è un altro dato che abbiamo analizzato più diffusamente la settimana scorsa nel rapporto aree urbane, ma che va tenuto conto anche sotto questo aspetto. Nel sud Italia il calo del dato di popolazione è più sostenuto della decrescita della produzione dei rifiuti urbani, con un conseguente leggero aumento della produzione pro capite, che aumenta invece di decrescere da 443 a 444 kg per abitante anno. Dato però che è confermato in tutta Italia, il centro Italia con 543 kg per abitante anno si conferma la macroarea geografica con i più alti valori di produzione pro capite. Com'è andata la raccolta differenziata, che poi è il dato che tutti, almeno in questi giorni, mi hanno più o meno, ci hanno chiesto, no? Un po' tutti i livelli, a me, Rosanna, gli altri amici, colleghi dell'ISPRA. Ma io devo dire che due o tre anni che sono abbastanza contento di fornire questo dato. L'anno scorso la raccolta differenziata in termini percentuali assoluti si è incrementata rispetto al 2014 di oltre il 2%, la percentuale nazionale del 2015 è del 47,5% della produzione nazionale. Ripeto ciò che ho detto l'anno scorso, siamo ancora sotto rispetto al valore fissato come limite dall'Unione Europea, ma è un dato in termini assoluti che credo fino a 7-8 anni fa fosse molto difficile da raggiungere, anche da prevedere di poter raggiungere.
In valore assoluto la raccolta differenziata supera i 14 milioni di tonnellate, siamo cresciuti di 619 mila tonnellate rispetto al 2014, nel nord si raccolgono in maniera differenziata oltre 8 milioni di tonnellate, nel centro quasi 3 milioni e nel sud poco più di 3 milioni di tonnellate. Tali valori si traducono in percentuali, calcolate rispetto alla produzione totale dei rifiuti urbani di ciascuna macroarea, pari al 58,6% nelle regioni settentrionali, al 43,8% nelle regioni centrali e al 33,6% nelle regioni del Mezzogiorno. Parliamo di un valore di raccolta differenziata pro capite chilogrammi anno pari a 231 kg, con valori di 290 kg per abitante anno al nord, 238 al centro e 149 al sud. Andando a vedere come è andato l'andamento della raccolta differenziata nelle regioni, confermiamo anche quest'anno che la più alta percentuale di raccolta differenziata è stata conseguita dal Veneto con il 68,8%, seguito dal Trentino con il 64,4%. Sono regioni che già dall'anno scorso si attestano oltre il limite del 65% fissato dalla normativa europea. Le altre regioni, il Friuli sta al 62,9% e superiore al 55% abbiamo percentuali di raccolta differenziate in Lombardia, Marche, Emilia, Sardegna e Piemonte. Le altre regioni sono sotto il 50%, alcune sono oltre il 45%, l'Abruzzo, l'Umbria, la Campania, la Valle d'Aosta e la Toscana. Ligure e Lazio sono sopra il 35%, superano di poco il 30% la Basilicata e la Puglia. In crescita ma inferiori al 20% sono le percentuali di Molise e Calabria e voglio dire anche, e questo è anche un dato che mi fa piacere nonostante il dato conclusivo sia non particolarmente positivo, ma mi fa piacere rilevare come nell'ultimo anno la Calabria sia stata la regione che ha fatto segnare la maggiore crescita nelle percentuali di raccolta differenziata, mentre invece dobbiamo rilevare la sostanziale stabilità della percentuale di raccolta differenziata in Sicilia, che si attesta intorno al 12%, anzi, a essere onesti, la raccolta differenziata, anziché aumentare, è diminuita dello 0,2% in Sicilia rispetto all'anno precedente. Quali sono le province con una percentuale di raccolta differenziata superiore nel 2015 al 65%? Sono 20 le province italiane che hanno raggiunto e superato questo limite, 15 al nord, 1 al centro e 4 al sud. Anche quest'anno la provincia con la maggiore percentuale di raccolta differenziata è stata Treviso con l'84,1%, prossimo all'80% sono i tassi delle province di Mantova e di Pordenone. Al di sopra del 70% Belluno, Trento, Parma, Vicenza e Macerata, mentre i livelli più bassi li registriamo purtroppo nelle province siciliane, Palermo, Siracusa, Messina ed Enna. Andando invece ad analizzare brevemente le percentuali medie di raccolta differenziata nei comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, si tratta di 16 comuni con percentuale media di raccolta differenziata di poco superiore al 36%, parliamo di circa 11 punti in meno rispetto al valore nazionale. Però rispetto allo stesso valore dato omogeneo del 2014 si tratta di un incremento di circa 2,6 punti. Maggiori livelli di raccolta differenziata si osservano per Venezia, Milano, Verona e Padova che sono al di sopra del 50%. Firenze si attesta al 46,4%, Bologna al 43,6%, Torino al 42,4%, Roma è al 38,8% con un incremento rispetto al 2014 del 3,6%. Trieste e Bari invece presentano percentuali pari al 35,3%, al 33,7%, Genova sta al 33,3%. Inferiori al 10% risultano le percentuali delle città sopra i 200.000 abitanti delle province siciliane che ho menzionato prima e che ovviamente non menziono nuovamente. Andando a vedere invece la raccolta differenziata per frazione merceologica,
possiamo notare che nel 2015 si raccolgono in maniera differenziata 6,1 milioni di tonnellate di frazione organica umido verde, con un aumento di circa 350.000 tonnellate, frazioni che fanno rilevare un aumento delle quantità raccolte ad eccezione della carta, che mostra una leggera contrazione, ma siamo su livelli dello 0,1%. Come viene ripartita percentualmente la raccolta differenziata nell'anno di riferimento che stiamo esaminando? La frazione che concorre in maniera percentuale maggiore sul totale raccolto alla percentuale appunto di raccolta differenziata è la frazione organica con il 43%, incremento dello 0,6% rispetto all'anno precedente, seguita dalla carta con il 22,5% e con il vetro col 12,5%. Siamo più o meno sugli stessi valori, anche se con una leggera contrazione rispetto all'anno precedente. Vediamo qual è stata invece la percentuale di riciclaggio negli anni 2010-2015 dei rifiuti urbani, dove aspetto quello del riciclaggio sul quale ricordo a me stesso e a tutti voi che la direttiva 98 del 2008 prevede di raggiungere un target minimo del 50% entro il 2020. Per il monitoraggio di questo indicatore, come sapete, ogni Stato membro poteva scegliere tra 4 differenti metodologie. L'Italia ha scelto quella che prevede di calcolare il riciclaggio di 6 frazioni merceologiche, lo dico a vantaggio di chi ci ascolta perché tutti quelli che vedo presenti lo sanno meglio di me, sono il vetro, la carta, metallo, plastica, organico e legno, rapportandole al loro contenuto dei rifiuti urbani annualmente prodotti. In base a questa metodologia, come Paese abbiamo raggiunto lo scorso anno il 46% di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, con un aumento rispetto all'anno precedente di quasi 1,5 punti percentuali. Stanti questi andamenti di raccolta differenziata e anche quello del riciclaggio previsto, e rispondo anche a una domanda che mi è stata fatta qui prima da qualche collega, riteniamo che sia un trend che possa consentire al Paese di raggiungere entro il 2020 la percentuale del 50% prevista, come vi dicevo prima, dalla legislazione comunitaria. Una piccola nota per alleggerirvi diciamo da questo primo alluvione di dati e passare poi invece al secondo evento alluvionale che vi riservo, per dirvi che a partire dal 2010 tutti i dati regionali, provinciali e comunali di produzione e raccolta differenziata per singola frazione merceologica sono disponibili sul nostro sito. Vedremo adesso anche come sistema di migliorare il collegamento anche con le singole agenzie regionali, questo al fine di dare una diffusione capillare alla nostra informazione. Vado alla seconda e ultima parte. Come sono stati gestiti i rifiuti urbani nello scorso anno? L'analisi dei dati ci dice che lo smaltimento in discarica interessa ancora il 26% dei rifiuti urbani prodotti, e questo anche se è un dato importante, però è un dato che indica una decrescita, nel senso che rispetto all'anno precedente i rifiuti che abbiamo gestito in discarica si sono ridotti di 5 punti percentuali. Il riciclaggio delle diverse frazioni provenienti dalla raccolta differenziata dagli impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani raggiunge nel suo insieme il 44% della produzione. Nel 2014 era il 42%. Il 19% dei rifiuti urbani prodotti è incenerito, mentre circa il 2% viene inviato ad impianti produttivi quali cementifici e centrali termoelettriche per essere utilizzato all'interno di questi processi produttivi come fonte energetica, mentre l'1% dei rifiuti viene esportato. Vediamo adesso la slide che ci parla del TMB, del trattamento biologico dei rifiuti, sistema complessivo che nel 2015 comprende 309 impianti sul territorio nazionale e si articola su 3 tipologie di trattamento. La prima è il compostaggio, che comprende 263 impianti e parliamo di quantità trattate pari a oltre 4 milioni di tonnellate, il 62,8% di quelle complessivamente avviate a trattamento biologico. Parliamo di digestione anaerobica con 20 impianti ed un quantitativo trattato
di oltre 700.000 tonnellate, circa l'11% del totale complessivo, e parliamo della forma di trattamento integrato aerobico-anaerobico che conta 26 impianti ed un quantitativo di rifiuti trattati pari a 1,7 milioni di tonnellate, circa il 26,2% del totale complessivo. Questa è la tipologia, cioè quella del trattamento che io chiamo impropriamente misto, cioè integrato aerobico-anaerobico, che si va progressivamente diffondendo sul territorio nazionale. Non vi sto, diciamo, a descrivere le caratteristiche del processo, le conoscete. Vado velocemente a parlare della dislocazione sul territorio degli impianti. È evidente che esiste, siamo in presenza di una dislocazione disomogenea degli impianti sul territorio nazionale, perché la maggior parte sono localizzati al nord, il 65%, e quindi sono maggiormente elevate le percentuali di raccolta differenziata della frazione organica che si registrano nel nord del paese. Complessivamente vengono avviati a trattamenti biologici dei rifiuti 6,6 milioni di tonnellate, con un aumento del 6,5% rispetto all'anno precedente. Aumenta anche di circa il 7% il trattamento della frazione organica umido verde da raccolta differenziata. Altro tema sensibile è quello degli impianti di incenerimento. Sul territorio nazionale, fino allo scorso anno, erano operanti 41 impianti di incenerimento che trattano rifiuti urbani. Anche qui il parco impiantistico, come vedete, non è uniformemente distribuito sul territorio nazionale. La maggior parte di questi impianti sono nel nord del paese, in particolare in Lombardia e in Emilia-Romagna. Nello scorso anno quasi 5,6 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, inclusi frazione secca e il cosiddetto CSS e il bioessiccato da essi prodotti, sono stati trattati negli impianti di incenerimento dotati tutti di recupero energetico, più 5% rispetto al 2014. Il 70% di questi rifiuti viene incenerito al nord, l'11% al centro e il 19% al sud. Dei 5,6 milioni di tonnellate di rifiuti avviati ad incenerimento, circa la metà è costituita dai rifiuti urbani, tal quali identificati dal capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, mentre l'altra metà è rappresentata dai rifiuti che derivano dal trattamento dei rifiuti urbani, frazione secca, CSS e misura minore bioessiccato. Negli stessi impianti inoltre vengono incenerite diverse tipologie di rifiuti speciali, parliamo di quasi 600.000 tonnellate di rifiuti, delle quali 43.700 tonnellate sono pericolose, in gran parte di origine sanitaria. Complessivamente si recuperano oltre 2,7 milioni di megawatt di energia elettrica ora e 4,4 milioni di megawatt ora di energia elettrica e termica. Tecnologia di combustione più utilizzata è quella a griglia mobile, a cui seguono quella a letto fluido e quella a tamburo rotante. Quante sono e dove stanno, ammesso che questo sia un dato sconosciuto, le discariche per rifiuti urbani sul territorio nazionale? Intanto, come abbiamo già detto, nello scorso anno i rifiuti che ancora vengono smaltiti in discarica ammontano a circa 7,8 milioni di tonnellate, facendo registrare una riduzione significativa, 16% in meno, quasi 1,5 milioni di tonnellate di rifiuti. Analizzando il dato per macro area geografica, osserviamo che la maggiore riduzione è riferibile al nord, meno 26%, al centro abbiamo meno 14% e al sud meno 12%. Si tratta di riduzioni più contenute, ma certamente ugualmente significative. Rispetto poi alla precedente indagine, aumenta la percentuale di rifiuti sottoposti a trattamento prima dello smaltimento in discarica, che passa dal 70% del 2014 all'86% del 2015. Tuttavia, e questo è il dato che mi preme anche rilevare, a fronte del divieto imposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 36 del 2003, ancora nello scorso anno quasi 1.100.000 tonnellate di rifiuti sono state smaltite in discarica senza il preventivo trattamento, il che è un problema ovviamente che ha una serie di implicazioni che non vi descrivo, ma sociali, economico, sanitarie, penali e quant'altro. La Lombardia ed il Friuli Venezia Giulia, con il 5 e l'8% rispettivamente, sono le regioni che smaltiscono in discarica la percentuale inferiore di rifiuti urbani rispetto a quelli prodotti, mentre la Sicilia utilizza ancora la discarica come fonte principale di gestione, vanno in discarica circa l'84% dei rifiuti trattati, mentre
in quella regione ancora quasi il 20%, poco oltre il 20% dei rifiuti urbani non viene sottoposto a trattamenti preliminari. Il recupero dei rifiuti urbani da imballaggio rappresenta certamente, i rifiuti di imballaggio rappresentano certamente uno dei flussi prioritari soggetti a monitoraggio da parte dell'Unione Europea, che ha fissato obiettivi specifici appunto nella direttiva 98/2008. Nel 2015 sono stati immessi al consumo sul mercato nazionale quasi 12,3 milioni di tonnellate di imballaggi, circa 307.000 tonnellate in più rispetto al 2014, 2,6%, in linea con il quadro economico nazionale, che mostra una lieve ripresa rispetto agli anni precedenti. La crescita rilevata in tutte le frazioni merceologiche, l'abbiamo rilevata, risulta correlata anche ai cambiamenti degli stili di consumo, da cui dipende ovviamente anche il numero, la qualità e la tipologia di imballaggi venduti. La quantità di rifiuti di imballaggio avviata al recupero si attesta oltre 9,6 milioni di tonnellate, circa il 78,6% dell'immesso al consumo, mostrando un incremento del 5,4% rispetto al 2014. Tutte le frazioni merceologiche fanno registrare, nello scorso anno, come vi dicevo prima, un incremento nel recupero totale, ad eccezione dell'alluminio, che presenta valori stabili in termini quantitativi. Carta e plastica sono le frazioni che hanno i materiali che hanno mostrato l'aumento più elevato. I rifiuti di imballaggio cellulosici rappresentano inoltre la frazione maggiormente recuperata, ne recuperiamo oltre il 42%, riciclaggio raggiunge 8,2 milioni di tonnellate, pari al 67% quasi degli imballaggi immessi al consumo. Il recupero energetico, che registra un aumento dell'8,2% e supera 1,4 milioni di tonnellate, rappresenta l'11,6% degli imballaggi immessi al consumo. Prima di concludere, la slide che descrive sinteticamente i costi. Quanto ci costa smaltire i rifiuti? Qual è il costo medio per abitante in Italia? Noi, questo è un lavoro che facciamo, direi, con grande attenzione e anche con merito per anno, ogni anno, analizzando i dati economici che derivano dalle dichiarazioni MUD per valutare i costi di gestione dei servizi di igiene urbana gestiti dai comuni, dai consorsi, e le percentuali di copertura degli stessi con i proventi che derivano dalle varie forme di imposizione fiscale e di tassazione. Nel 2015 la percentuale di copertura dei costi con i proventi derivanti dalla Tari raggiunge il 99,4%, nel 2001 era dell'83,9%. Riguardo ai costi, nello scorso anno il costo medio annuo pro capite di gestione del servizio di igiene urbana risulta di quasi 168 euro abitante per anno, e siamo con un incremento rispetto all'anno precedente di circa di oltre 2,5 euro. Medie dei costi che sono ovviamente differenti da regione a regione. A livello di macroarea geografica il costo risulta di circa 150 euro al nord, poco più di 207 euro al centro e poco più di 175 euro al sud. Il costo unitario nazionale per chilogrammo di rifiuto risulta di 0,24 euro chilogrammi per la gestione degli indifferenziati e di 0,19 chilogrammi anno per la raccolta differenziata. Questo lo diciamo da anni, ma è un dato che ribadisce in maniera evidente come la raccolta differenziata, passatemi il termine secco tra virgolette, convenga. Costo medio di gestione di un chilogrammo di rifiuto risulta di 0,34 euro chilogrammo su media nazionale, più basso al nord, 0,37 al centro, 0,39 al sud. L'ISPRA nel corso di quest'anno ha analizzato i piani finanziari relativi al 2015, selezionando un campione di 723 comuni a regime di Tari e analizzando separatamente i piani finanziari dei 155 comuni che applicano il sistema di tariffazione puntuale o corrispettiva. Sono arrivato al termine di questa presentazione, ci ho messo meno della mezz'ora che mi era stata assegnata, ringrazio i colleghi per aver sintetizzato in maniera efficace i dati. Spero di averli presentati in maniera efficace. Se c'è stata qualche indecisione o confusione, è mia responsabilità e demerito, non dei colleghi, che hanno comunque fatto un lavoro straordinario in questi anni e anche in questo in particolare. Solo per dirvi che la versione integrale e l'estratto del rapporto rifiuti 2016 sono presenti, ve l'avevo già detto, sul sito dell'ISPRA, ma qui trovate anche gli indirizzi.
per ringraziarvi dell'attenzione di tutti questi anni. C'è qualche cosa che riguarda i rifiuti e che lega anche la mia esperienza personale e professionale. Per un caso, diciamo, è stato l'ultimo rapporto presentato quest'anno. Io ho iniziato un'esperienza, diciamo, più approfondita in questo settore, proprio sul rapporto dei rifiuti, proprio in materia di rifiuti urbani, oltre 10 anni fa. Volevo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla stesura di questo rapporto, il sistema, i colleghi del Ministero dell'Ambiente, che ringrazio anche per l'ospitalità, i colleghi delle agenzie regionali, i colleghi dell'ISPRA, ovviamente Rosanna Laraia, colleghi dell'ISPRA per i quali ho un ringraziamento oggi particolare per la pazienza con la quale hanno sopportato e supportato il loro direttore anche nelle, diciamo, richieste di rinnovamento grafico e contenutistico di questo rapporto. Io vi ringrazio veramente per l'attenzione, buona prosecuzione dei lavori. Credo che vi devo ricevere la parola, Presidente, per fare l'intervento a nome delle agenzie, quindi come Presidente del Consiglio nazionale. Grazie.